Buon salve ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire il gruzzolo arido, lanciagranate esotico aggiunto con il season pass della stagione degli arrivi. Iniziamo subito col dire che quest'arma è veramente innovativa secondo me, perché ha una meccanica nuova e molto molto interessante. Infatti grazie al suo perk esotico i proiettili di questo lanciagranate generano corruzione. Questo cosa significa? Che quando i proiettili andranno a esplodere genereranno una pozza che farà danni nel tempo a chiunque sia all'interno. Tuttavia il danno di quest'arma si divide in due categorie. Possiamo o sparare accanto al bersaglio e quindi generare appunto questa pozza, oppure prenderlo in pieno, e in questo caso la corruzione sarà intrinseca all'interno appunto del bersaglio. Quindi il colpo non genererà una pozza ma farà danni nel tempo al bersaglio stesso. Inoltre grazie al suo secondo perk, se noi prendiamo in pieno appunto il nostro bersaglio e lo uccidiamo con la corruzione, alla sua morte questo farà spawnare una pozza che genererà altra corruzione. Tuttavia l'utilità di questo lanciagranate non si limita solamente al danno, infatti la corruzione oltre a generare danni nel tempo ci darà anche un notevole buff per quanto riguarda il danno. Parlando dell'utilità di quest'arma in PvE, l'ho trovata veramente ottima contro i mini boss. Considerate che al boss della fossa dell'eresia due colpi bastano per uccidere un impugnaspade. Inoltre, se usato in stack, è anche molto buono per il DPS, dato che appunto la corruzione bufferà i colpi di tutti gli altri, e che il danno nel tempo andrà a sommarsi per ogni colpo sparato da ciascuno. Provandolo da solo l'effetto non sarà proprio lo stesso, sia perché il buff mancherà, e sia perché, data la bassa velocità di ricarica, una volta che andremo a sparare il secondo colpo, la pozza di corruzione sarà già terminata, e quindi il danno non andrà a sommarsi. Per quanto riguarda il PvP invece, ho trovato che l'arma abbia una funzione veramente molto tattica. Infatti, oltre che per usarla direttamente per uccidere i nostri nemici, possiamo utilizzarla anche per coprire alcuni passaggi, come per esempio magari lanciare un colpo sulle pesanti per evitare di farle prendere agli avversari, oppure coprire qualche entrata precisa all'interno di una zona. In particolare in Crogiolo abbiamo fatto qualche test per quanto riguarda il danno, e devo dire che non è per niente male. Andando quindi a differenziare due casi in cui prendiamo il bersaglio in pieno e in cui invece il danno sarà fatto solamente dalla pozza, se colperemo il nostro nemico direttamente con il colpo, questo riceverà un danno iniziale di 90 per l'esplosione del proiettile e poi un danno continuativo nel tempo di 80. E ricordiamoci che una volta morto in questo caso genererà un'altra pozza di corruzione. Mentre se invece andremo a sparare il colpo vicino, l'esplosione causerà un danno di 35 e il danno continuativo sarà di 40, tuttavia con una cadenza più alta rispetto a quello di 80 nell'altro caso. In generale l'arma è sicuramente molto buona sia per quanto riguarda il PvP che per il PvE, e sicuramente penso sia la migliore arma stagionale che è stata aggiunta finora. Parlando di statistiche in generale, il lanciagranate apparentemente fa abbastanza schifo, dato che ha sia un'area di impatto, sia una velocità di ricarica, sia una velocità molto basse, e una cadenza di 90 colpi al minuto. Tuttavia tutte queste statistiche basse sono legate al tipo di arma. Infatti l'area di impatto non è molto alta perché il colpo che andiamo a sparare è un colpo corrotto, quindi una sfera che viaggia lentamente e che non ha una grande esplosione, ma che tuttavia recupera il danno poi con la corruzione. Mentre per quanto riguarda la velocità di ricarica, questa secondo me è una scelta molto giusta per evitare di avere uno spam di pozze in giro per il crogiolo. Detto questo ragazzi, io vi ricordo che come ogni stagione le armi hanno una quest per il catalizzatore e che quindi potreste vedere un video dedicato nei prossimi giorni. Io quindi spero che il video vi sia stato utile, se così è stato lasciate like, commentate e condividetelo, e noi ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua salvezza.